Benvenuti e anzi bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Oggi parleremo dei satelliti di Giove, quindi un sistema abbastanza complesso, sono 79, quindi noi ora ce la siamo giocata molto tranquillamente, abbiamo descritto la Luna e i due satelliti Phobos e Deimos di Marte, quindi abbastanza tranquilla. Qui invece adesso comincia la vera sfida, in cui con le sue 79 lune Giove si aggiudica la medaglia d'argento per la popolazione di satelliti più importante del Sistema Solare. Quindi, sigla e poi cominciamo! Le prime forse ne avete sentito parlare, si tratta infatti di Europa, Io, Ganimede e Callisto. Sono anche chiamati pianeti medicei e sono stati scoperti nel 1610, quando Galileo ha comprato un cannocchiale dagli olandesi, l'ha distrutto, l'ha smontato e, modificandole leggermente le lenti, cominciò a osservare il cielo. Visto un attimino come strambo uno che faceva una roba del genere, però possiamo dire che da lì sono cominciati i problemi. La moderna astronomia, anche il moderno metodo scientifico, possiamo dire che sia un attimino nato in quel momento. Ed è anche il motivo del perché io sia in questo momento in questa stanza buia a parlare ad un microfono. Vengono anche chiamati pianeti medicei, in onore della famiglia che permetteva a Galileo di continuare le sue ricerche senza dover vendere tutto e dover vivere sotto un ponte, e all'inizio erano appunto soltanto 4. Ma con il proseguire del tempo, quindi con l'avvento delle nuove tecnologie e nuove generazioni di telescopi, piano piano si cominciarono ad osservarne sempre di più. Cioè, è come se voi guardaste in dispensa, cercaste qualcosa da fare a merenda, trovate 4 biscotti. Dite, bene, va, così mi faccio una mia merenda tranquilla. Dopo un po' però tornate, osservate degli altri biscotti più piccolini, casomai, alcune briciole anche, però ne trovate sempre da mangiare qualcosa. Tornate, avanti così, fino a che non fate un ragionamento e dite, ma aspetta, io ho mangiato circa 80 biscottini, potrebbe essere un problema. E ammetto che adesso mi sta anche venendo molta fame. Comunque, il principio è lo stesso, piano piano che la tecnologia avanzava e quindi ci permetteva di vedere sempre più lontano e migliorando la nostra vista sull'universo, si riuscirono a scoprire sempre più satelliti in orbita attorno a Giove, arrivando appunto a circa un'ottantina, quelli che adesso classifichiamo come satelliti di Giove. E la continua scoperta stuzzica tuttora la ricerca e lo studio del pianeta. Infatti, come un satellite si è formato, quando, le caratteristiche di questo satellite ci possono dire molto sia su Giove sia anche sul Sistema Solare, perché possono essere satelliti nati da altri pianeti oppure fuori dal Sistema Solare. Insomma, questo ci apre la ricerca a tantissime opportunità e la continua ricerca dei satelliti gioviani potrebbe essere appunto un ponte per la scoperta di qualcosa di molto più profondo. Ma immagino che adesso la domanda vi sia sorta spontanea, ovvero come questi satelliti si sono formati. C'è una teoria, si sono osservati 79 satelliti, ci sarà qualcosa che ci dice da dove si possono essere formati? In realtà sì, e la teoria alla base di questo è un po' una teoria simile a quella che è la base del Sistema Solare, ovvero il Sistema Solare si è formato da un disco protoplanetario che orbita intorno alla stella, quindi un disco di materia fusa da cui piano piano si sono formati i pianeti, e la stessa cosa si pensa si sia fatta per Giove, in cui a un certo punto nel disco protoplanetario ha detto, bene, io sono grande abbastanza, mi formo il mio mini sistema solare. Quindi ha creato un disco circumplanetario, quindi una specie di disco protoplanetario più piccolo intorno al pianeta, da cui si sono formati piano piano dei planetesimi, che sarebbero praticamente dei pianeti, se fossero intorno a una stella, qua vengono chiamati satellitesimi, appunto, perché sono intorno a un pianeta, quindi satelliti. E questi oggetti piano piano collidono tra di loro, si aumentano la propria massa e la propria forza gravitazionale. Quando un satellite diventa abbastanza grande, interagisce gravitazionalmente con il pianeta, appunto viene attirato, avendo una massa maggiore. E questo sistema è quello che è alla base del perché hanno una massa così inferiore rispetto al pianeta, perché se no si potrebbe dire, bene,
un satellite sta nel disco, continua ad accrescersi fino a che appunto non arriva a una massa così importante che potrebbe anche superare il pianeta. In realtà no, arrivando a una certa massa praticamente esce dal disco, quindi smette di accrescere massa, si avvicina al pianeta Giove e comincia ad orbitare intorno ad esso. Così hanno fatto tutti i pianeti dei pianeti gioviani, che si sono appunto staccati dal disco circumplanetario e si sono andati a mettere in orbita. Cosa interessante risulta essere come questi satelliti si mettono in orbita, e se si va a vedere si vede che le loro orbite corrispondono a delle risonanze. Cosa significa? Significa che il loro periodo di rivoluzione intorno a Giove io lo posso esprimere come numeri interi. Cosa significa? Significa che quando un satellite fa tre giri, ad esempio, come può essere il satellite più interno, il satellite dietro di lui, un pochino più esterno, ce ne impiega soltanto due volte, mentre il satellite ancora più esterno ci impiega una volta. Quindi abbiamo uno che sta a due che sta a tre, che sono i periodi di rivoluzione intorno al pianeta. Questo significa come risonanza. Però è interessante anche da un punto di vista proprio di quanto è stabile l'orbita di questi satelliti. Infatti è come se si trovassero in una specie di conca e noi, per riuscire a farli uscire dalla conca, dobbiamo imprimergli una certa energia, che è molto più grande rispetto invece a considerarli su un'orbita praticamente instabile, in cui basta una piccola oscillazione nella gravità circostante che li può far uscire e quindi fuggire da quella che è l'attrazione di Giove. Per questi satelliti invece no, sono molto più legati all'orbita di Giove. Ma partiamo dalle zone più interne, circa 200 km dalla superficie di Giove, quindi zone molto vicine alla superficie. Sebbene non si vedano nelle foto classicamente, anzi si dà un po' più importanza a quelli che sono i quattro satelliti gioviani, Giove possiede quattro anelli. Sì, ok, sono come quelli di Saturno. Dimenticate per un attimo Saturno. Sono anelli molto più modesti e vicini al pianeta, e sono rimasti nascosti a noi fino al 1979, e a differenza degli anelli di Saturno sono di polvere scura e molto sottili, quindi anche difficili da osservare, riflettono molto poco la luce e di conseguenza fino a che non ci si è arrivati con la sonda sono rimasti invisibili. La presenza degli anelli si pensa che risalga alla formazione del pianeta, però si è anche visto che circa il materiale all'interno di questi anelli ci sosta per circa 100.000 anni, e quindi la domanda sorge spontanea, nel senso, sono anelli che si dovrebbero svuotare molto velocemente, anche perché Giove ha circa 3 miliardi di anni. Ok, quindi il problema qual è? Il problema è che Giove costantemente attira verso di sé asteroidi, piccoli oggetti celesti che vengono distrutti dalla forza di gravità di Giove, e tutti questi materiali che cadono costantemente sulla superficie di Giove non arrivano alla superficie, bensì vanno a popolare questi anelli, che quindi vengono ripopolati costantemente da questo materiale, questa polvere, questo gas e questi rimasugli di oggetti celesti che prima erano appunto oggetti che vagavano nello spazio. Anche qua abbiamo una classificazione, infatti abbiamo i quattro anelli che sono l'anello dell'alone, l'anello principale, quello un pochino più grande, l'anello diffuso di Amaltea e l'anello diffuso di Tebe. Sono anelli diffusi perché hanno il materiale che è appunto più diffuso, ovvero più rado, meno denso rispetto agli altri due, di conseguenza prendono il nome di anelli diffusi. E gli ultimi due in particolare hanno dei nomi diversi rispetto ai classici nomi anello principale e anello dell'alone, perché incrociano le orbite del primo gruppo importante di satelliti del pianeta, ovvero il gruppo di Amaltea. E ora parliamo un attimo di questo gruppo. Infatti è il gruppo, insieme al gruppo principale, il gruppo più vicino a Giove, nella fascia più interna, e ha un periodo di rivoluzione inferiore a circa 10 ore. Questo gruppo prende il nome da Amaltea, che è il satellite principale, ed è caratterizzato da un colore rossastro e una superficie solcata da crateri, ed è assai irregolare. Infatti dimenticatevi, soprattutto per questi satelliti molto piccoli, delle forme sferiche, hanno una forma molto irregolare.
Ne fanno parte inoltre Metis, Astradea e Tebe, e si pensa che questo gruppo di satelliti non si sia formato così vicino a Giove, bensì si sia formato molto più lontano e successivamente è stato catturato ed è finito nelle zone più vicine al pianeta. La scoperta di Amaltea risale al 1892 ed è anche l'ultimo satellite di Giove per osservazione diretta, che è stato scoperto appunto attraverso l'utilizzo di un telescopio, mentre per tutti gli altri del gruppo c'è stato bisogno dell'arrivo di Voyager 1, quindi 1979, quasi 100 anni dopo. Il colore di Amaltea è con molta probabilità dovuto alla presenza di zolfo che proviene da Io, quindi da una luna più esterna, e invece la sua bassa densità fa pensare che sia composto prevalentemente da ghiaccio o roccia porosa. Questo satellite è inoltre abbastanza importante perché è la quinta luna per dimensione del pianeta. Più lontano da questi, quindi più esternamente, troviamo il secondo gruppo dei satelliti di Giove, cioè il gruppo principale, costituito dai quattro pianeti medicei, e sono anche i satelliti più grandi all'interno del sistema di Giove. Infatti, per darvi un'idea, sono sì dei satelliti, però Ganimede, uno dei quattro, il più grande di questi satelliti, è, se fosse in orbita attorno al Sole, sarebbe più grande di Mercurio e di Plutone, quindi sono dei satelliti sì, però con delle dimensioni abbastanza ragguardevoli. Hanno un diametro medio di circa 3000 km e un'orbita quasi circolare, però hanno dei periodi orbitali che vanno da circa 7 ore a diversi anni terrestri. Ma partiamo con il primo, ovvero Io. Io è il satellite più interno, subito dopo il gruppo di Amaltea, ed è il quarto satellite per dimensione del sistema gioviano. Il suo nome, per essere un po' romantici, deriva da una delle amanti di Zeus. E questo satellite è il più attivo geologicamente del sistema solare, con più di 300 vulcani attivi. Però la sua attività vulcanica non è dovuta a movimenti interni del pianeta, bensì a forze di marea che Giove esercita sul pianeta e anche all'attrazione delle altre lune. Ci sono infatti queste attrazioni così importanti che fanno smuovere la superficie e riscaldano l'interno del pianeta provocando queste attività vulcaniche. Le emissioni poi di questi vulcani arrivano anche a 500 km sulla superficie, e è un caso abbastanza che a me ha fatto un pochino ridere quando l'ho scoperto, è che possiamo considerare Io un po' come uno street artist del sistema gioviano. Infatti prima ho detto che Amaltea deve un po' del suo colore a Io, infatti emettendo così tanto lontano dalla superficie del satellite questo zolfo e tutti i lapilli, tutto il gas derivante dall'azione vulcanica, parte di questo sfugge dall'attrazione di Io e finisce direttamente negli anelli e nei gruppi più interni del sistema gioviano, e quindi viene a essere un pochino sporcato dall'azione di questi vulcani. La superficie di Io è principalmente formata da rocce e silicati che circondano un nucleo di ferro fuso. Inoltre Io ha dei colori molto variegati che vanno dal giallo al rosso, bianco, nero e verde, e tutti questi sono proprio dovuti al vulcanesimo presente sulla superficie che va con le sue continue colate laviche a caratterizzare la superficie. Troviamo poi come secondo satellite di questo gruppo Europa. Scoperto anche questo da Galileo, è leggermente più piccolo della nostra Luna ed è principalmente composto da silicati, con una crosta costituita da acqua ghiacciata. Infatti il suo colore richiama molto quello di un oceano artico. Sulla superficie infatti non si osservano particolari crateri, e anche questo ci fa supporre come Europa sia uno di quei satelliti che si è formato più recentemente. Sotto però la superficie ghiacciata è presente uno strato di acqua liquida, che è profondo circa 50 km, poi ovviamente il nucleo di forma rocciosa ghiacciato. E le stesse forze che su Io generano un vulcanismo molto attivo, qui invece vanno a modellare la superficie, e questo modellamento, questa attrazione gravitazionale è talmente potente che può far passare gli strati più interni da liquido a ghiacciato. Recentemente, infatti, un team di ricerca
residuato vapore acqueo sulla superficie. La presenza di acqua liquida, dovuta alle forze mareali e alla risonanza di altri tre satelliti, alzare la temperatura del pianeta dall'esterno verso il nucleo, e questo è molto interessante, soprattutto perché abbiamo trovato vapore acqueo. Noi vapore acqueo ovviamente lo colleghiamo alla vita, ma non è questo il satellite principale per la ricerca della vita. Troviamo infatti Ganimede più lontano, il terzo e anche il più grande come lune del sistema gioviano, è abbastanza da Giove per non risentire troppo delle forze mareali e mostra segni di attività interna. La sua crosta infatti ha uno spessore di circa 100 km e sotto la quale invece si troverebbe uno strato di acqua e ghiaccio allo stato semiliquido tra i 400 e gli 800 km, infine un nucleo di roccia. Il suo colore è grigio-blu, però dove è stato colpito da numerosi meteoriti mostra gli strati sottostanti relativamente più chiari. Infatti, la presenza di molti meteoriti fa supporre un'età maggiore rispetto a Io Europa. È molto interessante Ganimede perché presenta un'attività simile a quella delle zolle tettoniche. Anche qui però l'origine di questa attività non è dovuta ai movimenti interni del pianeta, bensì alla forza di attrazione gravitazionale tra Giove e le lune. Forza di gravità infatti va a tendere la superficie del pianeta producendo delle fratture sulla superficie, quindi andando a mostrare quelli che sono gli strati inferiori, antichi e anche più scuri. Una cosa molto interessante è che è l'unico satellite del Sistema Solare che ha una propria magnetosfera. Ganimede inoltre è molto interessante perché è stato visitato da numerosi flyby dalla Terra, appunto queste sonde che si sono avvicinate, hanno fatto una rotazione attorno al satellite, perché dalle osservazioni, dalle prime osservazioni fatte, si è visto come abbia questo oceano sotto la crosta, e questo ha incuriosito un sacco gli astronomi, perché potrebbe ospitare la vita, pone un sacco di domande essendo acqua allo stato liquido. Diciamo che noi un attimo ci agitiamo tutti quando sentiamo acqua allo stato liquido su un satellite o un altro pianeta, perché potrebbe essere l'inizio o comunque la base per una possibile futura vita. È un sacco interessante. Callisto è invece l'ultimo di questa lista ed è il secondo per grandezza. È il satellite più lontano e la meno attiva delle lune. Callisto è anche il meno denso dei satelliti galileiani, quello che riflette meno e con una quantità di crateri di impatto superiore a quella di qualsiasi altro satellite del Sistema Solare. Infatti, poveraccio, era lì che nella parte più esterna che si faceva i fatti suoi, però viene costantemente bombardato da asteroidi e meteoriti per colpa dell'attrazione di Giove. Va bene, poveretto. Lo si può considerare come uno degli oggetti più antichi del Sistema Solare. I primi, quindi, satelliti a formarsi di Giove, si pensa sia costituito da una crosta di ghiaccio sporco di circa 300 km, sotto la quale si trova un mantello di acqua e di ghiaccio, un altro migliaio di chilometri sotto un nucleo roccioso. Invece presenti due grossi bacini da impatto, il bacino Valhalla e il bacino Asgard, dove la regione del Valhalla ricorda molto il bacino Caloris, quindi questo cratere da impatto con delle forti onde sismiche in seguito all'impatto presenti attorno, e Asgard è anche qua molto simile ma meno esteso. La struttura è dovuta a una serie di impatti uno in seguito all'altro, quindi probabilmente un asteroide o un meteorite che si è frammentato prima di cadere e però è caduto praticamente sulla stessa zona. Un effetto simile si osserva anche nella catena Chicxulub, sempre di questo satellite, costituita da una serie di crateri in linea retta. Questo anche qui probabilmente l'impatto con un oggetto che si è spezzato dall'interazione di Giove, che è caduto praticamente a distanza di pochissimo, tutto in linea mentre cade sul satellite. Benissimo, abbiamo finito con quelli che sono i satelliti regolari, appunto quelli del sistema principale. Ora ci mancano soltanto 71 satelliti, ma tranquilli, non mi metto a descriverli uno per uno, anche perché sono oggetti molto piccoli, di qualche centinaio di chilometri, con delle orbite molto eccentriche e molto lontani da Giove, ma sono suddivisi in famiglie che condividono più o meno tutti gli stessi parametri orbitali oppure la stessa composizione.
punti infatti provengono da oggetti più massicci che interagendo con Giove si sono sgretolati, quindi hanno una composizione simile e ruotano anche praticamente sempre con gli stessi parametri, non si sono soltanto disgregati come oggetti, sono stati distrutti dall'orbita di Giove ma continuano a ruotare quasi come un oggetto unico. Tra questi troviamo, tra i più popolosi, troviamo il gruppo Ananke, che possiede, è composto da 19 satelliti, il gruppo Carme, che possiede 20 satelliti, il gruppo Pasife, che ne ha 15, e il gruppo Himalaya. No, non mi sono sbagliato, non è Himalaya, è Himalaya, che è la luna di dimensioni maggiori dell'omonimo gruppo, ed è in compagnia di altre 6 lune. E questo è appunto un esempio di un oggetto che era più massiccio, che probabilmente è stato sgretolato dall'azione di Giove, perché si osserva come tutti questi 7 satelliti abbiano quasi la stessa composizione, quindi probabilmente derivano da un oggetto più massiccio che è stato distrutto da Giove. Bene, siamo arrivati alla fine di questa traversata, andando a osservare questo mini sistema solare attorno al nostro pianeta più grande. Noi ci sentiamo la settimana prossima con i satelliti di Saturno, anche lì sarà una bella sfida perché è quello con più satelliti all'interno del sistema solare. Vi invito a seguirci sulle pagine Facebook e Instagram del Planetario. Se vi è piaciuto mettete un like e anche visitate il nostro sito per gli aggiornamenti sulle serate e sui corsi offerti dal Planetario. Noi ci vediamo la settimana prossima e ciao!